Buongiorno, ci troviamo in una location diversa dal solito e adesso andiamo in spiaggia. Ci troviamo a Rocella Ionica, in Calabria. Siamo nella parte più bassa della Calabria. Non siamo da soli perché il vlog di queste vacanze verrà realizzato con un sacco di ospiti speciali, tra cui una donna con ciambella. Questa è la spiaggia di Rocella, è molto tranquilla, è un posto dove il turismo è essenzialmente un turismo di rientro, quindi non c'è mai l'affollamento delle grandi spiagge tipo Rimini Riccione, e la cosa bella è che comunque c'è un sacco di spiaggia libera, quindi ci sono pochi lidi e tutto il resto invece è completamente free. E adesso siamo andati al mare, tanto che non lo vedo. Rocella è sempre la garanzia. Lo slogan è di 70. Questo è il motivo per cui aspetto le tanto agognate vacanze in Calabria. I conetti gelato dell'Oasi. Sono dei coni gelato a tutti gli effetti, solo che la parte di gelato fondamentalmente è glassa, di cioccolato piuttosto che di frutta. Questa è la fragola, questo è il cioccolato. E siccome si mangia poco, abbiamo anche i tipici dolci di Calabria. Pasta di mandorle. Io non vedo l'ora di mangiarli. Siamo appena scappati dalla spiaggia causa tempeste di sabbia, vortici. Ci siamo seduti per un aperitivo e possiamo mostrarvi un vero matrimonio calabrese, che solitamente un matrimonio si quantifica in base al numero degli invitati e allo sfarzo con cui sono vestiti. Il vero matrimonio al sud, in pratica. Ovviamente più tardi lo prendiamo anche noi, di fisso proprio. Stasera pranziamo sulla terrazza, vista mare, c'è un leggero venticello ma si sta benissimo, però sono scappati tutti e quindi è tutto per noi. Abbiamo cenato, tutto molto buono, con il venticello che filtrava. Stavamo per tornare a casa quando abbiamo trovato il parcheggio del trenino. Sera facciamo un po' i tamarri, lo prendiamo e facciamo il giretto turistico come turisti veri. Ancora un'altra estate arriverà e compreremo un'altra estate all'università. Mi fa volare.
dal trenino. Poi. Com'è andata? Bene, ma non benissimo. Il primo giorno di permanenza in Calabria è finito, non abbiamo fatto altro che mangiare, fare il bagno, rotolarci su noi stessi, mangiare di nuovo, fare di nuovo il bagno. Le giornate in Calabria trascorrono così. Per oggi è tutto.